Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Final Fantasy X o X o 10 o 10 o Experience o qualcosa del genere, insomma. Allora, dobbiamo andare a salvare Yuna, così. Tu che cazzo sei? È iniziata la cerimonia d'apertura, sono andati tutti allo stadio. Ma che cazzo di animale sei? Cosa sei? Sei un Farfetch, te? Vabbè, ok, dobbiamo andare a salvare Yuna perché è stata rapita da Yabet Psykes. Pisches, insomma. E dobbiamo andare alla banchina numero 4, se avete visto la scorsa puntata. Ah, vediamo un attimo. Ah no, mi mancavano le abilitosfere, giusto, sì, niente. Sì, ah, faccio una cosa. Voglio ordinare l'equipaggiamento perché mi dà sempre un po' fastidio averlo in disordine. Quindi andiamo, seguiamo la freccina rossa, anzi prima salvo la partita che non l'ho fatto. Insomma, gli Albed hanno rapito Yuna e praticamente vogliono che noi perdiamo la partita, così non le faranno niente in teoria. Quindi io non giocherò questa partita perché devo andare a salvare Yuna. Spero di giocare la prossima perché il Blitzball è, diciamo che è una delle mie feature preferite di questo gioco, anche se molti la odiano e non capisco perché, dato che è veramente una cosa fatta bene, secondo me. Oh sì, compro da te allora, dai, compra. Allora, che formula? Attacco veleno. Tuon attacco. Mineta sortieso, mineta vesta. Allora, mineta vesta sicuro non ci serve perché già ce l'abbiamo. Questa lancia tono con perforazione tuon attacco. Credo ci potrebbe far molto comodo. Intanto vediamo di vendere qualcosa che non ci serve, tipo sta roba che non hanno abilità praticamente. No, questa la teniamo. Pallone, moguri, anello. Cosa sono queste cose che non servono a una sega? Astadoctus non ci serve perché abbiamo già attacco magico più 5 e più 3. Vera Daviante la possiamo buttare perché abbiamo quella da 10% in più. Il muro Helios magari lo teniamo, Tutor Nettuno magari anche, acqua attacco può servire. Mineta Daviante via perché abbiamo questa che diminuisce molto meglio. Attacco magico più 3. Ah, ce l'ho già però. Via. Spada virus, attacco veleno, questa magari ci serve. Attacco blind, questa è utile. Quindi con ogni attacco possiamo infliggere blind. Qui tutti sono così euforici che non badano a spese. Che pacchia, Blitz. Aspetta, no, voglio farti un prestito, dai. Qualche spiccio da prestarmi? Sì, te ne presto altri 1000, va, tanto. Non c'è problema. Sì, sono generoso. Fondo prezioso per l'impero di Waka. La nave per chi dica la banchia numero 2. Voi Ronso? Nave Geo di Monte Gagazet, temprano spirito di Ronso. Vittoria sarà di Ronso Fangs. Vengo da Gagazet per fare tifo. Ronso vincono subito. Non so, me li immagino russoschi questi Ronso. Ho ottenuto 600 gil, bene. Oh, un altro forziere, ma qui pullula di tesori. Ehi, tu sei un Albed di merda. Kuhede da Genu! Sì, ragazzo, va bene. Qui non c'è niente, ok, andiamo avanti. Ok. Mi sa che siamo vicini. What the fuck is that, machinas? Oh, che cazzo sono? Antiche macchine scovate dagli alberi. Ah, quindi mi sa che siamo vicini. Sono veramente la magia tuono e io gli ho dato proprio l'arma con tuon attacco a coso, a Kimari. Che figo. Vai, incentivo. Magari facciamo gli ultracidi come niente. E Tidus in turbo, e Tidus in turbo. Però direi di aspettare. Gli fa un po', ma non so se è tanto. Portiere Albed si chiama nella macchina. Vaffanculo! L'abbiamo chiuso. Beh, normalmente noi facciamo verso 100, quindi
l'attacco di Kimari tutto sommato è alto. Non come la magia di Lulu, però non ci possiamo lamentare. Dai, voglio fare gli ultra cibi però. Yes. Gran pozione. Ah, non ci danno le sfere, ci danno gli oggetti. Bene. In effetti avevo pochi soldi per comprarli, quindi grazie. Scommetto che ce ne sono altre. Esatto, eccoli qua. Usiamo turbo? No, no, lo usiamo... Mi sa che tra un po' c'è un boss, quindi lo usiamo contro di lui. Muori! Aia! Ah, mancata! Dai! Allora, beh, tu ammazzi un colpo l'altra, così abbiamo meno nemici in campo. Yes! Chiudiamola. Esatto. Grande Tidus! Bene, gran pozione! Grande, mi piace questa cosa. Vediamo se qui c'è qualcosa. Allora, questi qua sono quelli che sono scesi... Mi sa che qui c'era il Gran Maestro, tipo. Se avessi 10 anni in meno, gliela farei vedere io a quelle macchine. Ah. Non abbiamo bisogno di aiuto. Bastiamo noi a proteggere la nave del Gran Maestro. Bisogna distruggere le macchine. Sono contro il credo di Yevon. È tutto a posto ora? Ma come è potuto succedere? I don't know. Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, ecco. Via. Altre macchine. Mi sa che siamo sempre sulla via giusta. Allora, incentivo. Meno danni subiti, più danni inflitti. Non potrei chiedere di meglio. Ma merda, lasciate stare Tidus, è già in turbo lui. Sta anche male. Ah, muori. Muori. Non è morto. Tidus, uccidi. Ma sei una merda. Ah, lui schiva tutti gli attacchi praticamente. Vabbè, lui risparmiati gli MP, dai. Vediamo se... Oh, uccisa! Però non abbiamo appreso tecniche, quindi non si possono imparare tecniche dalle macchine, ce ne sono altre. Allora, facciamo così, tu ti curi un attimo, Tidus, perché... Facciamo una gran pozione, no? Che restituisce 1000, così torni a vita spianata. Allora, muori. Yes! Dai, ma uccidi le chimane. Tanto quanta vita avranno ste stronze. Dai, chimane. Bene. Oh, Cristo. Siamo proprio alla banchina giusta, mi sa, eh. Vai. Ci potenziamo ancora un po', che magari con due colpi degli attaccanti... di Tidus e di Kimari magari sono abbastanza. Poi bene. Oh sì, è 112. Mancato. Dai. Oh, ma figa, ma muori. Oh, evviva. 6 gran pozioni. Siamo con gli oggetti curativi, siamo a posto, mi sa, eh. Notizia della partita? The Aurochs are keeping the score tied. Siamo pari, 2-2. Dai, 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 ci stiamo difendendo bene. Vai, Waka! Go, Waka! Oh, he'll feel that one in the morning. Ah, ma lasciatemi stare, non ho più la palla! Ma che arbitro venduto di merda! Ecco, Waka è svenuto, cioè... dovrebbe morire, perché... cioè... dovrebbe respirare acqua e annegare. Waka's always like that. Ouch. Let's go. Dai, dai, dai. Siamo pari, quindi ce la potremmo fare. Io salvo un attimo la partita. E possiamo andare. Allora, possiamo sviluppare Okimari, no, vero?
Abilità sfere di merda, le macchine non ne lasciano, cazzarola. Cioè, oltretutto, qui c'era potenza fisica più 2 unità, però se mi sposto, poi devo tornare indietro per prendere l'abilità, quindi, cioè, non ne vale la pena. Vabbè, niente. Però magari Yuna. Tanto, vabbè, non ce l'abbiamo in squadra, però. Ce l'abbiamo così, dai. Ok, siamo pronti? Siamo pronti. No, stanno partendo, albedo del culo! Ma aspettate. Ma quella nave non è uguale a quella di Riku? Perché Riku dovrebbe rapire la mia invocatrice che mi ha salvato la vita? What the fuck? Chi è sto macchinone? Salve, buongiorno! Boss, mi mancavano i combattimenti. Cioè? Possiamo usare la gru? Proviamo? Pigiamo tasti a caso. Dai, muoviti! Avrà la batteria scarica. Vabbè, allora, attacchiamolo. Quanto danno! Potrebbe essere debole alla magia tuono. Mi sa di sì, eh. Dai, ripremiamo con la gru. Traffica Blitzball. Ma ci spara le palle! Proviamo a vedere se impariamo qualche tecnica. Manco per idea. Dai, dai. Però non so quanta vita abbia, cavoli, perché non ho armi con l'abilità spot. Beh, non va proprio la gru, fatemi capire. Come on, move! It's probably out of power. Ho capito! I know! Lulu! Use a thunder spell on it! It might make it work! Bravo, Tidus! Beh, ma anche Kimari ha l'attacco tuono, quindi magari anche Kimari può. No, boh, vabbè. Tu attacca Kimari. Mii, grande Kimari! Pallonata tenebra! Ah, mi ha messo blind! Figlio della merda! Vabbè, ricarichiamo la gru, dai. Yes! Ha dato segni di vita. La gru ha sussultato. Però mi sa che non è ancora carica, eh. Proviamo. Come on, move! It's probably out of power. Minchia, ma sta... Sì, ho capito, Tidus, sta caldo. Ah, che pallonate che ci tira! Allora, qua siamo messi un attimo male. Allora, Kimari, come posso curare lo status blind? Veleno, tutti gli status alterati, minchia. Vabbè, facciamo una cosa, non è una pozione su Tidus, va. Tu ricarica la gru. La gru ha sussultato. Quindi mi sa che ci vuole ancora un po'. C'è una cosa, Kimari. Ah, gli è passato il blind. Però mettiamo magari una... un'arma con spot, perché voglio vedere le caratteristiche del nemico. Allora, è debole la tua... Minchia, quanti HP che ha. Tanti, cazzarola. C'è una cosa, un incentivo. Ok. Abbiamo fatto molto bene a prendere quella lancia prima. Mi sa che la gru non è ancora carica, quindi attacchiamo! Opa! Fanculo! La gru è carica? È carica, è carica! Me lo sento! Che blitzball! Lulu è un po' morta. Quasi. Cura! Io direi usiamo stab gru. Yuhu!
L'artiglio! Come al solito, se capite questa citazione, commenti. Io abbiamo tolto un pezzo intero! Salve! Sono 3000. Ah, però abbiamo diminuito di brutto gli HP. Sono solo... No, beh, solo 3000, cazzo. Allora, facciamo una cosa. Vorrei fare l'ultracidio, come posso fare? Vabbè, uccidiamo, dai, e basta. Muori, figlio della merda! È scomparso nel nulla, vabbè. Ok. Ecco Yuna! E quello da dove è uscito? Vabbè. Yeah! Abbiamo salvato l'invocatrice! Livelli Elisir e Anello di Ferro, quindi per lui. I hope you hurt them. A little. Più o meno. Ah, quindi ha messo capo Yuna quello sfigato lì. Tidus mi sa che ha capito che è la stessa nave di Riku. There were these all bed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. Even gave me food. I was kinda hoping that this was the same ship. But it's not. Non lo è, a me sembra uguale. I wonder if they're all gone. Mi sbaglio io, eh. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Sid on that ship? Non credo. I don't know. They were all speaking that Albed language. I see. So who's Sid? He's my uncle, but I've never actually met him. Tuo zio è un Albed? Wait. So that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Oh, Sid is Dio. My mother's brother. Tu sei mezza Albed. After my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. Interessante. Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Waka. I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh! La partita, chi se ne frega degli Albed? Cosa fa? Cos'era quella roba? Sempre 2-2, vai, vai! 30 secondi alla fine, minchia! Dovete segnare, ragazzi, dai, figa, tutti all'attacco! O questo, o si vince, ragazzi! Waka riceve! Forza, forza! Figlio della merda, prendi questo, bastardo. Wow, grande Waka, sei proprio il figlio di Waka. Grande. Ah, sono tornati allo stadio. Quindi quel cosino in alto di... Ok. Dillo che ti sei un po' bagnata, Lulu, va. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me. I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's. You don't want to finish that sentence. Minacce. Bella, ragazzi, abbiamo vinto praticamente il... No, lì, scusate. Comunque, abbiamo vinto il primo incontro, benissimo. Quindi, adesso si gioca, vero? Vero?
Allora, aspettate. Però se io mi sposto qui, posso comunque apprendere quell'abilità e migliorare qualche parametro, perché non ci ho pensato prima. Comunque, velocisfera, abbiamo aumentato la mira e gli MP. Gli MP ancora non ci servono. Comunque, bene ragazzi, andiamo. Dobbiamo giocare a finale quindi adesso. Questo l'ho già esplorato, questo punto. Sembra di no. Qui cosa c'è? Wow! Wow! Due forzieri! Potesfera mag! Potesfera magica? HP sfera! Che cazzo è? Delle sfere, però vabbè. Allora, non vedo, magari sono i dizionari Albert, perché qua bisogna stare attenti, perché non si vede, cioè non sono grandi come i forzieri, nessuno li nota quasi. Ok, tu chi sei? Luca troppo calda per Ronzo. Sembra tipo, sai, gli orsi del Cleveland Show. Te avevo detto di farmi fare cacca sul palco. Non so, me l'immagino con questo accento, Ronzo. Comunque, niente ragazzi, salvo un attimo la partita. Abbiamo sconfitto il boss, quindi ci riposiamo un attimo. Anche perché mi sa che adesso veramente si gioca a Blitzball. E wow. Sono un po' emozionato, diciamo, perché diciamo che la partita si può sia vincere che perdere. Quindi dobbiamo veramente dare il massimo. Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the Gores too. Non ce la fa, non ce la fa. È messo troppo male. Ma arrivo io, ragazzi. Scusate, ero a salvare Yuna, però siete stati bravi. Avete vinto. Lady Yuna! Yuna! Are you okay? Sì, sì. All this because of me. Ma è colpa tua, Yuna, è colpa degli Albed di merda. I'm so sorry. How can you let some Albed kidnap you? Figa, è che. Hey, let it go. Lascia stare, dai. Don't go near Albed anymore, ok? Mm-hmm. Tranquillo, sono solo mezzo Albed. Però non te lo devo dire, è vero. Ok. Forza, dai. Andate via, però. Noi dobbiamo fare la tattica, fare tutte le cose losche. Ok, dove devo andare? Qui? Sì, nello spogliatoio, direi. Allora, c'è una salvosfera. Beh, ma salviamo. Sì, salviamo che non si sa mai, va. Eccoci qua. Allora, andiamo. Cosa dobbiamo fare adesso? Vediamo. Penso che parleremo con Waka a questo punto. Ehi, Waka! Scusatemi. Sti ciuffi belli, proprio. Sembra Waka. Non c'è tempo per riscaldarsi, quindi via strappi e stiramenti all'ordine del giorno, vai. Bene. Allora, si gioca. Ce la fai, Waka? Mi sembri messo male, te lo dico. Devo dirvi una cosa. Sono una donna. No. Dopo questa partita, mi ritirerò. Attenzione. Grande notizia. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose. I'm quitting Blitzball. Ah. But you know, beh, noi lo sapevamo già che sarebbe stata la sua ultima. Il suo ultimo torneo. Yeah. Effettivamente, sì, visto che tutti sarebbe meglio vincere, no? Mi sa che ci sta lui, eh? I'm warming the bench. He's taking my place. Yeah, che onore, Waka. Cercherò di non deluderti. Anche se a quanto pare io ero di Zanarkand e quindi quelli nell'agio non possono essere bravi. Ti farò vedere, Waka. È rimasto solo con lui.
Attenzione. Hey, you weren't supposed to see that. Oh, com'è morbido. Vabbè. You really gave it your all, didn't you? Non è che dispiace tanto a Lulu, eh? Alright boys, what are we gonna do? Qual è il nostro motto? Spaccare il culo ai gores di merda! Oh, Captain Walker! Sì! Bene ragazzi! Si va! This is it folks! In just a few minutes, the championship game! A ricordo dei miei giorni più belli, Waka, capitano dei Beside Orocs. Wow. Molto bello. But who could have Eccoci qua, chi avrebbe mai immaginato una finale del genere, ovviamente. I leggendari Luca Gores, bastardi, e gli eterni perdenti Aurochs. Quello è Auron. Che cazzo ci fa qui? Eccolo, eccolo qui, Auron, ragazzi, Auron. Auron! C'era qualcuno qua e che ci sia anche Jekt. Attenzione, attenzione! Gente! C'è Auron. Ma c'è la partita prima. First things first. Ok. Gores di merda, che il vento vi disperda. Gores infami, per voi solo lami. No, non fa rima. Che cazzo vuoi? Vabbè, sì, ti do la mano, va. Ma... Ehi! Che è, te la sei messa prima nel culo? Che cazzo ridi te, troia? Non è che stanno provocando, fanno gli stronzi, è una cosa diversa, è proprio un atteggiamento antisportivo. Bene ragazzi, allora, adesso si gioca a Blitzball. Che dirvi, è praticamente, anche la partita è una sorta di gioco di ruolo con dei parametri. Allora, adesso vi faccio vedere, si gioca 5 contro 5 e via. Allora, ecco, un attimo che io voglio muovermi in manuale, non voglio lasciare automatico, ecco. Schema normale, benissimo. Allora vedete che siamo già in uno scontro, vedete che il tempo si è fermato e adesso devo decidere se non dribblare, quindi avere il bloccaggio, che è il parametro BL di Ambus, oppure se cercare di dribblare, in questo caso la mia resistenza RS deve vincere contro il suo attacco AT. Ovviamente adesso i parametri li vedete così, ma c'è un fattore abbastanza casuale, nel senso può venir tolto dal 50 al 150% del valore indicato, quindi Ambus potrebbe, arrotondato per difetto o eccesso mi pare, applicare un attacco che va da 1 a 4 o 5 se non mi ricordo mai, mentre io potrebbe venire applicato a resistenza che va da 3 a 10 se non erro, perché appunto è 50-150, quindi le variabili sono tante da tenere in considerazione, o meglio, forse solo su attacco in questo caso, perché la resistenza è sempre 7. Quindi noi cerchiamo di dribblarlo perché in ogni caso non dovrebbe azzerarmi. E poi continuiamo perché possiamo decidere se passare o tirare. Noi, anzi, passiamola, che abbiamo la fascia sinistra libera, e la passiamo a il difensore che è Josh, il negretto biondo però. Ok, ecco, quello è Ambus e sta già venendo verso di me e mi dribbla. Allora, siamo nella stessa situazione di prima, posso non dribblare, ma io dribblo e il suo attacco è talmente basso che non dovrebbe farmi niente. Poi però io decido di passarla a chi la passiamo. Tidus è marcato stretto da quella lì. Ci sarebbe Dat, però anche lui è marcato. L'unico libero è Boz. Però Boz ha una resistenza infame, proprio schifosa, quindi dobbiamo stare a... ecco, vedete, ogni volta che
il passo alla palla, il passaggio diminuisce, quindi dobbiamo, se arriva a zero il passaggio non andrà a segno. Attenzione, passiamo la Letty. Allora, in questo primo tempo oltretutto non ci sono le abilità, quindi il tiro jacked di Tidus, che da solo potrebbe farmi vincere la partita, non lo possiamo usare, quindi dobbiamo cercare di prendere un po' di tempo, di creare comunque un'occasione da gol perfetta per cercare di passare in vantaggio. Sto aspettando che i difensori se ne vadano da me attaccanti per cercare di passare e fare una bella giocata, insomma. Allora, vediamo. Allora, adesso io posso dribblare a Mus e cercare di attirare a me un difensore, in modo che poi Tidus abbia via libera e possa tirare senza impedimenti, dato che generalmente i difensori hanno sempre tanto attacco e quindi sono stronzi. Infatti a ben 9 di attacco, cavoli. Vediamo, speriamo in bene. Proviamo a dribblare e poi a passare. Sì! Sì! Oh, Tidus. Però c'è il centrocampista che comunque è forte, quindi leviamoci subito di culo. Oddio, oddio, oddio! No! No, cazzo! Che facciamo? Non abbiamo abbastanza resistenza per dribblarli tutti e due, anche se ci venga tolto il minimo. Quindi, o forse sì, no. 4, 4, 8, no, forse sì, ma sarebbe troppo a culo. Facciamo una cosa. Non dribbliamo e tiriamo. Cioè, ne dribbiamo solo uno che ci toglie la palla. Che troia che sei. Ah, bloccatela, 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 siete in due, bloccatela. Oh, t'ammazzo. Sì. Ok. Vixen, wow, non mi ha attaccato la difensa. Quella che difende. Ma passa, dov'è Tidus? Tidus è là in mezzo a quei tre. Ciao. Passiamo alla boss. Ok, dai, non la stiamo giocando male. Allora, è possibilissimo vincere questa partita, ma è molto difficile perché gli avversari sono forti. Quindi, boss, passala a Josh, sì. Spero sia abbastanza vicino da non far scendere il passaggio a zero. Bene. Ecco, tiriamo con la gentaglia. Bene, bene, bene. C'è un'occasione, ragazzi. Posso passare a Tidus, che si sta lasciando dietro gli avversari. Proviamoci. Non ti fermare! Non ti fermare! Qui! Ragazzi, forse segniamo, perché la parata può essere sempre esercitata dal 50 al 150 del suo valore. Ti prego! Puttana troia! Dat, ritira subito! Dribbla e tira! Sei una puttana! Perché cazzarola? Cioè, allora va sempre di fortuna, a me mai. Non va bene sta cosa però, eh. Ah, il tempo dura solo 5 minuti. Se resistiamo al primo tempo, poi sblocchiamo il tiro jacked di Tidus e quindi magari abbiamo qualche possibilità. Sperando che loro non ci segnino adesso. Ragazzi, vi prego, non fate le stronzate. Tira da lì, ti prego. No, vabbè, la passa. Perdi tempo, bravo. Perché il nostro portiere è una sega. Questo attaccante è forte però. Sì, perdi tempo. Passa, passa. Che scorre il tempo. Ah, l'hai mancata. Però l'ha presa sempre, perché la prende chi è più vicino. In questo caso era più vicino comunque uno della sua squadra. Fermate questa zoccola. Bene. Cosa vuoi passare? Ma sei un coglione. Cosa? Cosa? Ci devo credere veramente? Uè, 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 uè. Non ci voglio credere. Grazie. Grazie. Cioè, se tirava segnava praticamente. Meno male che l'ho dribblato. Però... solo una cosa. Non dribbliamo e passiamo. Tanto basta far passare 3 secondi. Fine primo tempo. La palla mi ritorna in mano così.
E termina il primo tempo. Loro stanno giocando alla grande. Non è vero, non hanno segnato. Attenzione. Tirus può usare fino a un'abilità e infatti gli imposteremo il tiro jacked. Che se riusciamo a fare, ragazzi, madonna. Voi bloccate Goers! Sì! E io? Tu segna, figlio di puttana! Grande! Sì, bravo! Ok, la tattica è semplice, bloccate e segnate in qualche modo, cercate di fare. Allora, ecco, Tino non voglio sfera tiro, voglio il tiro jack. Spazza via uno o due rivali che fanno ostruzione. Allora, praticamente, oltre, guardate, no, dov'è la descrizione? L'ho trovata prima. Allora, lo sfera tiro praticamente ha... aumenta casualmente il parametro di tiro, ma è molto più scomodo del tiro jacked alla fine, perché spazza a parte che aumenta il tiro di 5 stabile, quindi da 11 andrei a 16, e spazza via uno o due rivali, cioè non dribblandoli, facendo tiro jacked li spazza via e non mi bloccano, quindi molto più utile, direi. È l'unico che può usare abilità, quindi ce lo teniamo. Allora, marcamento. Allora, serve, vedete che l'abilità è in azzurrino, quindi vuol dire che può essere tecnocopiata in qualche modo, quindi... Ok, lui ha l'unica abilità, ecco, vedete, con lui è bianca perché non può copiarla. Neanche con chi, va bene. Insomma, beh, tanto Blitzball non credo lo rigiocherò durante questa storia, quindi prendetela un po' così come viene. Anche se tecnocopio un'abilità adesso, comunque servirà solo in futuro. Bene ragazzi, il secondo tempo sta per iniziare. Ok. Palla ai Gors. Fermatelo. Bravi. Ma cosa vuoi tirare? Cosa vuoi tirare, pezzo di merda? Sì, ma fermatelo. Vabbè, che tanto... Allora, non è che ha poco tiro, però... Lui ha bloccato un po', poi ora che arriva in porta dovrà riuscire a parare senza... problemi, bravo, Kipa. Ok, allora Bozzo non ha un cazzo di resistenza, quindi passiamola a chi magari sta un po' meglio. Chi è che ha la resistenza più alta? Dat. Quindi Dat 12, Letty 7, Josh 8, Tidus 11, Dat. Datti una mossa, Dat. Allora, andiamo in porta. Tutta la squadra ci abbiamo, tutta la squadra ci abbiamo. Dribbiamo questi e proviamo a passare tanto, ecco, tanto. Ovviamente già col primo andavamo via, figuriamoci. Loro vengono sempre sopravvalutati, diciamo, di parametri, noi mai una volta. Ok, passala. Mi ha passato un attaccante, aiuto ragazzi. Sì. Ma tu c'hai una resistenza alla madonna. Cazzo. Hai poco passaggio, non ce la fai. Non ce la fai, pezzo di merda. La prende Tidus, ragazzi, è la nostra occasione d'oro. Dobbiamo provarci. Allora, ne dribbliamo uno e facciamo il tiro jet. Ti prego, Tidus. Sì, sì, sì. Ragazzi, 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 dai. Guardate che meraviglia. Dai, dai, l'animazione dura un casino, ma chi se ne frega? In acqua è già più fattibile sto tiro. Vai, Ollie e Benji. Sì, 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 merde, merde, merde. Improvvisamente il pubblico prende a tifare per gli Aurochs, ci mancherebbe. Ok, adesso non dobbiamo prendere gol. Così vinciamo, non dobbiamo prendere gol, ragazzi. Vi prego, non fateci gol. Non fateci gols. Tanto beh. Allora, passa la difesa, retropassaggio. Bene, perdi tempo. A me va bene così, stai tranquillo che... Ah, oltretutto a 3 minuti scatta Wacca, cioè praticamente tre campo Wacca. E quindi anche se c'era l'animazione del tiro in corsa si fermava il tempo.
Bellissima sta cosa. Tidus? Può fare un altro tiro, Tidus? Può fare un altro Tidus? Fare un altro Tidus? Adesso vi faccio vedere, tipo, ne prendiamo uno e facciamo ancora il tiro. Ah, non possiamo fare perché abbiamo finito gli HP. Ecco, vedete, si è bloccato a 3 minuti. I tifosi sono impazienti, reclamano l'azione. Ma vi ho appena fatto un gol della Madonna. Cosa volete? Cosa? Cosa stanno dicendo? Stanno dicendo Waka. Stanno dicendo Waka. Il pubblico chiama Waka. Se ne sbatte dei Goers, si è rotti i coglioni. Che deve fare Tidus? Si toglie? Vabbè, tanto il tuo gol l'hai fatto, dai. Il gol partita probabilmente l'hai fatto. Quindi sarebbe bello se segnasse anche Waka a questo punto, perché è la sua ultima partita. E dove va? Va. No, non sono infortunato. Ma qua cosa ha ripreso? Vai, Crestone. Crestone. To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show after all. Dai, hai 2 minuti per segnare, Waka. Il video sta diventando lungo una madonna. Sì! Ecco Waka che entra dal nulla, dalla porta. Sì, Waka! 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 Il capitano! C'è anche la fascia da capitano, no, cazzata. Dai. Sì. Andiamo, ragazzi. Facciamo un culo a striscia sti Goers, cazzo. Già stanno perdendo, quindi già... Boh, che goduria. Dai. Riusciamo a fare un gol con Waka, vi prego. Sarebbe meraviglioso. Forza. Vediamo com'è Waka. 11 resistenza, ce la può fare. Facciamo una cosa, andiamo un attimo prima sulla fascia. Tanto quello è l'attaccante scarso. Non abbiamo paura di lui. Vediamo se riusciamo a tirare un attimo il difensore. Sì. Bene, non mi ha intercettato. Passa a... Waka, vai. Vai Waka. Siamo con te. Devi segnare. C'era un tiro speciale, Waka. Devo avvicinarmi più alla porta. Sì! Sì, cazzo! Tira! Tiro cobra, sì! Porco Diaz! Figlio di puttana, è la partita di Waka! Figlio di troia, è la partita di Waka! Figlio di puttana, è la partita di Waka! Perché mi fai perdere tempo? Ci rimane troppo poco tempo, non riusciremo mai a segnare con Waka. Figlio di puttana. Te chi ti ha messo al mondo? Vabbè, ci proviamo, dai. Tira, tiro cobra. Adesso fai così poco. Potevi farlo prima così poco, porco Diaz. Vaffanculo, va. Almeno abbiamo vinto, dai.
Josh può usare un'abilità, bene. Potesfera fisica. Ok. Gli Aurochs vincono, ragazzi! È un giorno memorabile! Bene, ragazzi, direi che ci fermiamo qua. Io salvo e vi lascio scoprire la prossima volta cosa succederà, perché ci sarà qualcosa per cui varrà la pena continuare a guardare, insomma. O magari vi lascio assaggiare qualcosa adesso, vediamo. Ma sì, dai, tanto già è lungo. Bello, peccato che non ha segnato Wacca, porca puttana. Sarebbe stato ancora più bello. Eccoti Dusone. Che si avvicina con la velocità di un bradipo addormentato. Yeah! Che succede? Oh! Mostri! Oddio, ragazzi, che cazzo sta succedendo? Perché ci sono dei mostri nello stadio? What the fuck? Bene, ragazzi, io direi che su questa battaglia vi lascio. Adesso veramente ci vediamo alla prossima. Da Matti Ammazzo, ciao a tutti!